siamo ad Avigna, una piccola frazione di San Genesio sulle montagne di Bolzano. Guggen significa bella vista e qui vediamo lo Sciliar, il Renon, l'imbocco della Val Sarentino. E in questa situazione di montagna conosciamo Mattias e la sua famiglia per raccontarvi la storia di una filiera della produzione della birra a metro zero. Perché metro zero? Perché si produce tutto qui al Maso. Ad iniziare Mattias dal luppolo, vediamo questa raccolta innanzitutto interamente manuale. Esatto, raccogliamo tutto a mano, come si vede tutta la famiglia sta raccogliendo. Stiamo vedendo queste piante di luppolo e dobbiamo dire che la tua idea di fare questa birra autoctona nasce proprio dal fatto che queste piante, alcune di queste piante, erano già presenti qui al Maso. Esatto, l'idea di coltivare tutte le materie prime per la nostra birra è nata così col luppolo selvatico che c'era sempre, anche quando il mio suocero era piccolo, c'erano già. C'è una memoria molto antica in tutto l'Alto Adige perché è veramente da tanti secoli che nei Masi si produce e si produceva un tempo la birra. Se la prima testimonianza che in Alto Adige viene prodotto la birra era nel 1980 al Val d'Aora, un contadino doveva dare 20 misure di birra alla chiesa. E quindi si capisce che appunto c'è questa storia molto antica. Veniamo al luppolo, qui adesso ci sono diverse varietà che hai anche importato da fuori. Qual è la funzione del luppolo per la tua birra? La funzione del luppolo è che conserva la birra. Certi microrganismi, batteri non riescono a lavorare anche se c'è una piccola quantità di luppolo. Quindi a un certo punto si aggiunge il luppolo che dà longevità al prodotto e facilita la sua conservazione. Intanto vediamo anche il luppolino, che sono questi piccoli semi che troviamo all'interno. Ecco, bisogna dire che è anche molto profumato il luppolo. Esatto, non solo per conservare la birra, il luppolo dà anche aroma, che oggi è molto importante. Abbiamo 11 varietà e ogni varietà porta aromi diversi. Per esempio c'è il Calista che porta aromi di frutta della passione, mango, uva spina. C'è l'Ariana che porta aromi di bacche rosse, nere, melon che porta aromi di melone e fragola, per esempio. Viene unito al mosto. Esatto, viene bollito per 60-90 minuti di solito, così le sostanze amare si entrano nella birra, praticamente nel mosto. Dobbiamo sapere che quando parliamo di una birra artigianale parliamo di una lavorazione altrettanto artigianale, complessa, bisogna conoscere tutte queste tecniche, queste tradizioni, però al fondo c'è anche un segreto, cioè che dietro a una buona birra c'è sempre una grande acqua, potremmo dire, una buona acqua. Sì, abbiamo una sorgente privata, è un'acqua perfetta per produrre birra. Diciamo 90% dei birrifici devono lavorare l'acqua prima di utilizzarlo. Accanto al luppolo che veniva già coltivato, all'acqua con le sue qualità, questa filiera si completa con i cereali. Stiamo vedendo la mietitura dell'orzo e so che ci sono anche altri cereali come il frumento, quindi la base che verrà poi fermentata è rappresentata dai cereali. Quando avviene la mietitura dell'orzo? Avviene a inizio agosto da noi, il frumento, che è un frumento che si semina l'autunno. Si raccoglie già a luglio. Quali lavorazioni vengono fatte ai cereali per produrre la birra?
praticamente dopo la raccolta i cereali vengono portati in malteria dove viene prodotto il malto d'orzo, per esempio. Però altri cereali come il frumento, il farro di cocco che coltiviamo anche, vengono utilizzate non maltate. E in particolare cosa significa non maltato? Di solito per produrre birra viene utilizzato il malto, e solo il malto contiene enzimi che sono importanti per l'ammostamento, con cui con questi enzimi vengono prodotti i zuccheri fermentabili, per esempio per la fermentazione col lievito. A un certo punto poi viene aggiunto il luppolo e abbiamo, diciamo così, il completamento della produzione. Però a noi interessa andare a vedere anche la tua bottaia per parlare di alcune birre speciali. Siamo nella bottaia e Mattias sta estraendo una birra che è in affinamento in questa barrique, e vediamo che in questo caso, Mattias, si tratta di una birra... Una birra a fermentazione spontanea alle castagne. Anche perché anche in questo caso abbiamo un prodotto autoctono, cioè è derivato proprio dalle castagne del Maso che si coltivano qui attorno. Sentiamo già un profumo davvero intenso, naturalmente è un assaggio anticipato, perché qui quanto deve stare la birra? Almeno minimo un anno, fino a 3, 4, 5 anni. Ricordiamo che sono alcune birre speciali che passano dal legno, e la funzione ovviamente del legno è quella di far respirare il prodotto. Esatto, importante è la microossidazione, così che lieviti selvaggi, batteri, lieviti Brettanomyces possono lavorare bene. Possiamo già apprezzare la complessità, insomma siamo di fronte a un prodotto che ha un alto pregio, ecco. Esatto, abbiamo le note di legno, note di malto tostato, anche delle castagne, una leggera nota di acidità che senti, no? Quante bottiglie producete qui al Maso? Produciamo circa 15.000 bottiglie all'anno, 80 ettolitri, fino a 200.000 ettolitri se è un microbirrificio, ti puoi immaginare. Quindi diciamo una piccola esperienza, significativa sebbene di nicchia, che può dare prospettive di integrazione, ecco, da questo punto di vista. Da quanti anni è presente la vostra realtà? Abbiamo iniziato a settembre 2020. Quindi siamo agli inizi, siete agli inizi di questa esperienza. Ed ora, amici, scendiamo, torniamo giù al Maso, la cantina è un po' distante. Raggiungiamo il Maso anche per parlare delle altre birre. Qui abbiamo parlato delle speciali, parliamo delle altre birre.
con Mattia se ripercorriamo dunque i prodotti base, i principi di questa filiera locale, a partire dall'acqua, con la particolare durezza che è necessaria alla birra di qualità, naturalmente la base cerealicola che è rappresentata dall'orzo e quindi dal luppolo che sarà essiccato e che servirà a donare aromaticità al prodotto e a curare la sua conservazione. Parliamo ora delle birre classiche che sono nel vostro repertorio e quali sono esattamente? Le birre classiche sono le birre che produciamo tutto l'anno, ed è una pils leggera con 3% di alcol, poi abbiamo una Keller bionda e scura, una pale ale, una brown ale e una blanche. Già dai nomi sappiamo che derivano da scuole che sono di diversi paesi, diverse tecniche, e in modo particolare ora assaggiamo una birra che sarebbe? Si chiama Hopfenlieb, amore per il luppolo, è una pale ale. La apriamo, è arrivato il momento dell'assaggio, così impariamo anche qualche altra tecnica. Amore per il luppolo, e la base in questo caso di qual è? La base è malto d'orzo, poi ha un bel colore ambrato, un bel aroma di luppolo anche, e chiude con un amaro che si sente bene. Si sente, non è eccessivo. È bella equilibrata. Però persistente. Quindi esatto. Prodotti che stanno assumendo in tutte le nostre regioni, ecco, una importanza sempre più marcata. Ogni anno ci sono manifestazioni, lo stesso Vinitaly rilancia esperienze che sono davvero importanti, e soprattutto nell'ambito giovanile. A quale mercato ti rivolgi? Noi vendiamo quasi tutto direttamente alla gastronomia e abbiamo anche clienti privati. Quindi filiera locale, e anche ciò che significa la commercializzazione è altrettanto territoriale. Oggi, amici, abbiamo incontrato e conosciuto una famiglia che è alla base di questa esperienza, no, Mattias? Quindi vorrei salutare il papà Hans, la mamma Erta, il piccolo David, Katrin, la moglie, e il genero Mattias. Un'esperienza che rappresenta anch'essa una espressione della cultura di montagna. Quindi grazie dell'ospitalità, auguri di buon lavoro.